La competenza può essere affrontata sotto due profili, uno giuridico, cioè quali sono le competenze dell'autorità sotto il profilo del mandato che il legislatore attribuisce e che ovviamente ha i problemi che citava poco fa il segretario generale dell'Antitrust, Filippo Arena, perché ovviamente evolvono nel corso del tempo. Ora, nelle comunicazioni elettroniche noi abbiamo una legge istitutiva dell'autorità del 97, poi l'autorità è partita nel 98 e tutti i concetti generali, la interoperabilità, l'interconnessione, la comunicazione, la libertà della comunicazione, la tutela, il ruolo del consumatore, la raccolta stessa di informazioni sono legati a quell'epoca lì. Quindi se una definizione di competenze è semplicemente di tipo giuridico, noi le competenze per affrontare il nuovo mondo nel campo delle comunicazioni le abbiamo molto ridotte, a meno di una reinterpretazione che noi abbiamo dolorosamente effettuato nel corso del tempo, si apre invece, si spalanca un campo vastissimo, di cui parlerò, sul campo del pluralismo, di due aspetti, l'aspetto della comunicazione riferita al mercato dei servizi di comunicazione elettronica, l'altro aspetto invece è la questione del pluralismo e quindi l'impatto sulla democrazia. Sotto il profilo del personale, noi queste competenze le stiamo anche noi realizzando, anche noi manderemo dei concorsi che avranno quel tipo di profili anche di soggetti che comprendono più dettagliatamente il funzionamento dell'algoritmo, ma ci dotiamo nel frattempo di, l'abbiamo fatto, un rapporto sui big data, di rapporti privilegiati, di una serie di partnership con l'università, in particolare nel rapporto interno che abbiamo citato sui big data, abbiamo proprio studiato l'algoritmo di Google su Google Store e siamo arrivati tra i pochi studi che si contano sulle dita di una mano al mondo a fare un'analisi econometrica anche semplice che rivela esattamente il valore implicito del dato, cioè il fatto che effettivamente tra domanda e offerta di servizi online esiste un prezzo implicito positivo che è il prezzo del dato, in particolare dando una stima econometrica significativa come parametro della relazione inversa tra il numero di permessi che ci vengono chiesti sotto il profilo della rivelazione del nostro dato e la quantità, l'ammontare, la profondità dei servizi online che ci vengono dati. Quindi più paghiamo per un servizio, meno informazioni possiamo dare o ci chiedono di dare sotto il profilo della rivelazione e viceversa, che significa, ed è un aspetto molto importante, che questo valore implicito del dato esiste, ormai questo lo sappiamo tutti, il mercato del dato c'è e la cosa importante, e mi fa molto piacere che voi dedichiate questa giornata a questo punto, il cambiamento fondamentale che tutti sappiamo, nel momento in cui noi stessi siamo i prodotti che vengono venduti, e la trasformazione del concetto della protezione del consumatore, dell'empowerment del consumatore, dell'attivismo del consumatore e anche della privacy, che non è soltanto la difesa della solitudine, ma anche un empowerment rispetto alla proprietà di un dato che è il mio, perché quando si stressa l'elemento sul consenso dal punto di vista economico, questo significa mettere, non soltanto stare in un ambito, come dire, di privacy, ma significa anche introdurre un elemento di propertization del dato, quindi un consenso che deve servire anche a capire che c'è un mercato del dato. E qui il riferimento alla portabilità, secondo me, è il pezzo del futuro su cui la riflessione anche fra le autorità si devono concentrare, perché portabilità del dato che cosa significa? Non significa soltanto dare all'utente la tutela del proprio dato, ma significa restituire il dato ai meccanismi di libera scelta dell'utente finale che può scegliere a chi dare questi dati, come usarli e mettere anche in concorrenza le piattaforme. Qui il ruolo delle associazioni dei consumatori sarà sempre più fondamentale, perché le associazioni dei consumatori, a mio avviso, in futuro devono essere soggetti che negoziano con le diverse piattaforme le condizioni migliorative per i propri utenti rispetto alla rivelazione del proprio dato. Tornando ad Agicom, ci sono queste due grandi questioni che emergono nei nostri studi. Una riguarda appunto il mercato delle comunicazioni, quindi il ruolo delle piattaforme nell'economia delle comunicazioni elettroniche, e l'altro il tema del pluralismo. Ora, quello che sta emergendo in modo molto chiaro, e diciamo ci abbiamo messo anche tutti quanti un po' di anni a studiare tutta la letteratura che conosciamo anche empirica sul tema,
Per dire una cosa molto netta, io sto insistendo nel ripeterla, la dico oggi, la dico domani, ci sarà una traccia nel nostro, sebbene sia anche questa è una posizione mia personale, insomma l'autorità è condivisa, che abbiamo un trade-off fondamentale, questo si vuole emergere anche in modo molto chiaro nella letteratura internazionale, cioè l'efficienza del piattaforma, che è positiva, deriva dalla circostanza che c'è quello che viene chiamato il matching perfetto. Non ci sono varianze, non c'è rumore, riusciamo a trovare in modo sempre più efficiente, grazie alla big data e grazie al lavoro degli algoritmi che incontrano sui dati, le scelte che dobbiamo fare. Quindi matching di domanda e offerta, il sogno di tutti gli economisti che si sono dovuti inventare tanti anni fa una metafora, quella della mano invisibile, per spiegare che i mercati efficienti funzionano quando non ci sono i costi di transazione, non ci sono i costi di search, eccetera, eccetera. Questa efficienza, che poi è anche quella che permette a ciascuno di noi di trovare subito, quindi di valorizzare la nostra attenzione e il nostro tempo, viene costruita in un'ottica dinamica sociale proprio attraverso il fatto che gli algoritmi imparano le dati di ciascuno di noi. Ma questo matching è efficiente perché elimina ciò che è diverso da ciò che desideriamo o scegliamo sulla base del nostro profilo. Ma questo elemento che è così efficiente mercato di piattaforme è esattamente ciò che è molto problematico in un ambito di pluralismo, perché in tutte le definizioni storiche, non soltanto italiane, anche internazionali, negli Stati Uniti, qui in Europa, di pluralismo che è stato dato, in particolare con riferimento ai media mainstream, è il pluralismo è qualcosa che deve esporci a ciò che è diverso da noi, è qualcosa che deve esporci alla diversità, che deve permettere alla società che parla di ascoltarsi e poi attraverso l'ascolto e il confronto di prendere delle scelte, che possono essere le scelte, voglio dire, in alcuni casi sono di mercati, ma in altri casi scelte di tipo politico elettorale. Allora qui è un vulnus molto importante, perché la piattaforma che funziona benissimo in un campo di mercato ha dei temi di dominanza, di competitività, di vantaggio competitivo, in realtà crea un elemento assolutamente divisivo, parcellizzante, di frammentazione nella società sotto il profilo del pluralismo. E la cosa un po' drammatica è che questo vulnus che emerge è in realtà, come dire, non riusciamo a vederlo bene, perché veniamo da una tradizione di nozione del pluralismo per il quale, più che si chiama pluralismo esterno anche nelle tracce della Corte Costituzionale italiana, per il quale più concorrenza c'è dal lato delle fonti informative e più invece aumenta il pluralismo. Allora, com'è possibile che sul web, anche sui social, dove c'è tantissima informazione, noi possiamo dire che il matching degli algoritmi in realtà crea un problema per il pluralismo? Perché ci sono due elementi. Il primo, abbiamo scoperto, voi siete la testimonianza di questo, che in realtà quella razionalità del consumatore, che era anche alla base delle teorie del power e della protezione, cioè la fa un po' acqua. Siamo pigri, siamo stanchi, abbiamo pregiudizi di conferma, non abbiamo tempo per fare delle scelte, siamo molto influenzati, il Google Case aperto recentemente, dai default. Cioè, se troviamo un'applicazione che sta lì, sì, lo sappiamo che ne possiamo trovare un'altra, però intanto ci prendiamo quella. Allora, questi elementi behavioral, comportamentali, come dire, del consumatore, fanno sì che certe forme di matching perfetto aiutino a fare delle scelte. Ma questo aiuto, questo nudge, questa spinta, quando dal mercato dei prodotti si trasforma nel mercato delle idee, crea un problema di pluralismo. Non è vero che la maggior parte, che incrementando la concorrenza dal lato dell'offerta, aumenta il pluralismo, proprio perché ciascuno di noi, grazie anche alle spinte dell'algoritmo, cerca soltanto le informazioni che rappresentano il proprio mondo. Allora, tutti gli studi empirici disponibili fino ad oggi hanno documentato questo, che in realtà questo mondo che aumenta le potenzialità di fatto ce lo riduce, paradossalmente addirittura anche rispetto alla rete a televisione. Allora, è interessante perché è una forma nuova di pluralismo che si vuole non dal lato dell'offerta ma dal lato della domanda, e che ha bisogno di andare a vedere l'algoritmo come viene in qualche misura disciplinato e costruito, e mette in discussione un principio, diciamo, che varie volte è stato affrontato ma poi è stato un po' dimenticato, cioè di come definiamo la libertà di espressione.
Perché anche partendo dalla nostra Costituzione c'è scritto che noi abbiamo la libertà di manifestare il nostro pensiero, che significa, secondo anche alcune decisioni della Corte Suprema americana, che la freedom of expression significa non soltanto la libertà di parlare, ma la libertà negativa di chi ascolta, cioè la libertà per chi vuole ascoltare di non avere impedita la possibilità di ascoltare. Che significa, tradotto negli algoritmi, che se io faccio un messaggio al pubblico, questo messaggio non deve raggiungere attraverso l'algoritmo e le preferenze di cui ci parlava Filippo Arena soltanto coloro che potranno condividerlo, perché è un messaggio pubblico. Ora è vero che c'è un problema di come si fa a selezionare l'informazione sulla rete, ma l'algoritmo non è neutrale, sia quando parte, sia quando viene ricevuta l'informazione. Ora questo mismatch fra domanda e offerta sul lato del pluralismo crea un problema anche sotto il profilo della libertà di espressione, perché lascia soltanto un pezzo, una libertà positiva, io ho il diritto di parlare, ma si dimentica dell'altro pezzo, ho il diritto di ascoltare, di non essere più di ascoltare in generale, non soltanto ciò che mi interessa, è come se in questa sala, se ci fossero anche detto che io sto parlando, ma in realtà improvvisamente qualcuno di voi ha delle cuffie e sta sentendo altro. Ma questo non è un lavoro che fa l'algoritmo neutrale sotto il profilo della comunicazione. E poi dei problemi seri che noi stiamo affrontando con un tasto, oltre che nell'indagine conoscitiva, con un tavolo tecnico di autoregolamentazione. E qui c'è il dibattito, diciamo, amorevolmente con Michele Menza, anche sui social, perché lui giustamente dice che l'autoregolazione non produce nulla. Io questa regolamentazione è il massimo che posso dare oggi, quindi non vorrei che ci fosse l'equivoco che l'autorità sostiene l'autoregolazione al posto di applicare una regolazione che ha, non c'è, cioè tutto questo è un lavoro di tipo volontario che ha come scopo quello di arrivare dopo un anno di lavoro a fornire al legislatore ma alla società in genere una serie di elementi. Per esempio domani pubblicheremo un rapporto nuovo nel quale faremo vedere qual è sia in assoluto per oltre 350 milioni di informazioni che hanno girato da aprile-marzo del 2016 ad agosto 2018, faremo vedere qual è il rapporto, per esempio, tra notizie, portandolo proprio in campione, su tutti i siti online e su Facebook, tutti i social, cioè il rapporto fra notizie, questa grande informazione, e notizie di disinformazione. Una percentuale significativa, non ve la dico così avete la suspense, comunque è una percentuale significativa ed è importante per vedere questo, perché altre indagini hanno dimostrato una cosa sbagliata. Per esempio quella Reuters fatta con l'Università di Oxford sosteneva che le disinformazioni sono poca cosa, perché andava a vedere il consumo direttamente sui siti che fanno disinformazione, diciamo, è poca cosa se hanno confrontato con quella dei giornali. Invece noi abbiamo misurato l'effetto amplificatore di quelle notizie quando sono ovviamente rinviate e condivise sui social media. Seconda informazione importante, qual è l'andamento della disinformazione, prendendo fatto 100 tutte le notizie debunked dai cosiddetti fact checkers in Italia in quel periodo, come è stato l'andamento? C'è un andamento di intensità della disinformazione in qualche mese particolare che è cresciuto? Questa ve la posso dire, c'è un picco enorme che parte qualche mese prima delle elezioni, arriva un mese dopo le elezioni e muore. Allora, quando noi vediamo che c'è un meccanismo di questo, lo misuriamo, riusciamo a misurarlo, ovviamente misureremo sempre più diverse cose. Le domande le dobbiamo porre, non possiamo avere le risposte noi, sono domande socialmente rilevanti. Quello che noi vorremmo proporre, che è un'evidenza empirica che abbiamo e che poi può riguardare anche altre applicazioni, per esempio la net neutrality, per esempio casi di zero rating, cioè casi in cui c'è un soggetto che offre al consumatore una connessione gratuita in realtà per assumere i dati e non pagarli. L'aspetto che noi vorremmo che emergesse è che noi siamo stati in grado, abbiamo sviluppato la nostra piattaforma, siamo in grado di raccogliere queste informazioni, di farci una serie di studi e di approfondimenti, perché gli studi sono importantissimi, come diceva poco fa Filippo Arena. Però abbiamo bisogno dall'altra parte di avere, da parte soprattutto,
diciamo, delle piattaforme web, la possibilità di condividere dei dati, di avere un'ispezione autonoma di questi dati e di andare a vedere che cosa succede sia in campo importantissimo, qual è quello delle informazioni nel periodo elettorale, ma per esempio anche quando ci sono casi importantissimi di disinformazione che riguardano marchi, prodotti alimentari, farmaci e tutta una serie di altri aspetti che noi analizziamo, vaccini e così via, che analizziamo anche in sottocasi tematici. Quindi la sfida c'è, la consapevolezza c'è, si può provare ad aggiornare le norme, ma noi vorremmo che questo avvenisse a base di una consapevolezza, di studi che dimostrano in modo oggettivo che c'è un problema. Ovviamente c'è un tavolo parallelo a livello europeo di autoregolamentazione che sta cercando di studiare se è possibile avere da parte del consumatore meccanismi di opt-in e opt-out, di trasparenza. Io voglio sapere perché mi è arrivata questa informazione, anziché pensare che sia soltanto causale. Finisco con un dato che è stato appena pubblicato da Pew Research in America. È interessante perché loro gli chiedono a tutti gli americani, gli chiedono che cos'è che ritenete accettabile rispetto all'uso dei dati che viene fatto dai vostri social media. Allora, diciamo, un 25% ritiene accettabile che vengano usati i dati per raccomandare eventi che sono nelle loro zone, il 40% circa dice mi va bene che tu usi i dati per raccomandarmi qualcuno che dovrei conoscere, come fa Facebook, non mi va bene, però in una forma che diciamo ancora non supera il 50%, che mi fai delle pubblicità sui prodotti personalizzate, e non mi va assolutamente bene più del 63% che mi profili per fini elettorali o di campagna. Allora, già arrivare a questo livello di come dire, trasparenza all'utente, permettere un meccanismo o di opt-in o di opt-out, questo diciamo va valutato, ovviamente l'opt-in è più forte, ma insomma nel quale si dice io non voglio entrare a questo tipo di profilazione, già sarebbe un risultato importante. Queste cose oggi che non c'è una copertura normativa possiamo soltanto ottenerle, chiedere, discutere in un campo di autoregolamentazione, che non significa secondo me semplicemente che uno tifa la regolamentazione. Dal mio punto di vista personale, mi esprimo in maniera personale, significa dire questo è quello che noi riusciamo a fare con un'iniziativa autonoma, volontaria e di commitment con tutti gli stakeholders. Più di questo non si può fare, ma deve essere poi la società e la politica a decidere chi se ne deve occupare e si dà del potere. Io credo che sul campo del pluralismo non dobbiamo andare evidentemente su tematiche relative alla regolazione dei contenuti, ma se già riuscissimo a pulire i bot, ad evitare campagne di disinformazione, ad avere meccanismi di trasparenza per il cittadino utente sull'opt-in e l'opt-out e poteri soprattutto di ispezione di soggetti terzi che in tempo reale possono capire cosa accade, beh, avremmo fatto un passo avanti.